citare il libro, ma per parlare della Grande Guerra, perché molto se ne parla in questi giorni, se ne parla sui giornali, se ne parla in televisione, se ne parla anche a sproposito, nel senso che stanno uscendo tantissime pubblicazioni, tantissimi articoli, che fanno ovviamente riferimento a quello che è accaduto 100 anni fa, più o meno in questi giorni, cioè la rotta di Caporetto. Si parla molto di Caporetto, probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi se ne parlerà un po' meno, e perché si parlerà meno di quella che è stata quella che io chiamo l'Italia del Piave, di cui adesso parlerò. Allora, io non ho tante slide, l'unica slide che voglio proiettare è questa, perché credo che la geografia serva a fare, in qualche modo, a descrivere meglio quello che è avvenuto. Qualcuno ha anche scritto, la geografia serve a fare la guerra? Punto interrogativo. Ripeto, la geografia serve a fare la guerra? Sì, la geografia serve a fare la guerra. Perché le guerre si fanno per i confini, da Romolo e Remo si parte appunto da un confine che viene violato ed è la guerra. Da Romolo e Remo fino ovviamente ai giorni nostri. E allora comincio da Caporetto, anzi comincio da qualche mese prima di Caporetto. Come sapete, non la faccio ovviamente lunga, non voglio fare tanti, tanti preamboli, sapete benissimo che l'Italia entra in guerra nel maggio del 1915, in una situazione particolare. 2 anni e mezzo di guerra stancano il paese, quello che viene definito il fronte interno, non solamente l'esercito. Il 1917 è l'anno della svolta per tanti motivi. Qualcuno ovviamente anche in questi giorni fa riferimento alle due rivoluzioni russe, quella del febbraio e quella dell'ottobre. C'è una stanchezza generale anche sul fronte occidentale, sul fronte franco-tedesco. C'è una stanchezza anche sul fronte che fino a quel momento viene considerato minore, il fronte italo-austriaco. Per noi ovviamente non è un fronte minore, è il fronte principale. Nel maggio del 1917 si combatte la decima battaglia del Gioiozzo ed è una battaglia che vede la perdita di migliaia di soldati da una parte e dall'altra. Un mese dopo c'è la terribile battaglia dell'Ortigara. L'Ortigara vede il sacrificio di oltre 15.000 alpini nel giro di pochi giorni. L'estate del 1917 è l'estate in cui si provvede, e lo fanno i comandi militari, alle fucilazioni sommarie. Nel luglio del 1917, ad esempio, c'è cioè il caso più noto, che riguarda la Brigata Catanzaro, una brigata che si era distinta per il suo valore sul Carso, che viene rimandata in prima linea e che però i suoi due reggimenti si rivoltano nei pressi di Palmanova, la repressione è spietata, verso la metà di luglio, abbiamo 28 fucilazioni senza processo. L'estate del 1917 è anche quella in cui comincia a manifestarsi un malumore, un malcontento da parte del cosiddetto partito della guerra, quel partito che aveva voluto la guerra, l'entrata in guerra nel 1915, era un partito molto trasversale, ma egemonizzato dai nazionalisti, egemonizzato soprattutto da un certo Pirolini, repubblicano, una figura importante, lo sarà anche in prospettiva, e nel giugno del 1917 c'è il tentativo di cambiare la condotta della guerra, in senso più autoritario, addirittura viene chiesto a Cadorna di fare un colpo di Stato militare. Cadorna non accetta per lealtà, diciamo, nei confronti del re, Vittorio Emanuele III, però questo tentativo di spallata politica esiste proprio nell'estate del 1917.
sono gli stessi giorni in cui Cadorna manda dei messaggi molto precisi a Boselli. Boselli aveva costituito quello che oggi definiremo un governo di larghe intese, un governo molto debole, un governo in cui erano entrati anche i cattolici, erano entrati i radicali, erano entrati alcuni ex socialisti, come Bissolati, ad esempio, poi citeremo. Insomma, Cadorna lancia un messaggio molto chiaro a Boselli e dice: il vero nemico non è al di là del fronte, ma il vero nemico è quello interno. Se poi arrivano dei soldati che sono imbevuti di idee socialiste o pacifiste, io sono costretto a usare la disciplina militare e quindi a fucilarvi. Voi non potete lamentarvi che io guidi la guerra in maniera così decisa, perché la colpa è vostra, è colpa del Ministero dell'Interno. In quel momento il Ministro dell'Interno era un certo Vittorio Emanuele Orlando, che poi sarebbe diventato in un modo Presidente del Consiglio. Ecco, io uso il termine Presidente del Consiglio, vedo che molti libri anche pubblicati in questi giorni parlano di capo del governo. Capo del governo. Io sono un amante ovviamente, sono preciso anche da questo punto di vista. Non esiste un premier, non esiste un capo del governo, ma esiste un Presidente del Consiglio anche nel 1926. E la colpa è proprio del Ministro dell'Interno, in questo caso, Vittorio Emanuele Orlando, che non è abbastanza pronto a reprimere i disfattisti. I disfattisti sono ovviamente gli anarchici, sono i socialisti, ma sono anche i cattolici, sono anche i giolittiani, a cominciare dal loro capo, Giovanni Giolitti. L'estate del 1917, proprio mentre si sta l'esercito italiano impegnato nell'undicesima battaglia di Risorgo, quella che noi conosciamo come battaglia della Valsizza, vede lo sciopero di Torino, i fatti di Torino. Ci sono una cinquantina di morti, numerosi arresti, centinaia e centinaia di arresti, e i fatti di Torino legati ovviamente alla nota pontificia, quella che sui libri di storia noi conosciamo come l'inutile strage, no? L'appello di Benedetto XV contro l'inutile strage. In realtà, come sappiamo, questa definizione di inutile strage viene inserita volutamente dal Papa contro il parere dei suoi consiglieri, che fino all'ultimo dicono non inserire queste due parole, perché invece lui decide di inserire questo concetto di inutile strage, non è cosa da poco. Questo accade nell'agosto del 1917. Ecco, i fatti di Torino, la nota pontificia, la battaglia della Valsizza. La battaglia della Valsizza è l'undicesima battaglia di Risorgo, ed è la battaglia in cui l'esercito italiano perde 150.000 uomini. Ripeto, 150.000 tra morti, dispersi, feriti e prigionieri. Quindi 150.000 combattenti che non possono più tornare in prima linea. L'esercito austro-ungarico ne perde 90.000, quindi nel giro di due settimane, da una parte e dall'altra, complessivamente abbiamo 250.000 soldati che vengono messi fuori combattimento. Alla metà di settembre del 17, nessuno, né i governi né i capi di Stato Maggiore, credono alla possibilità di un'altra offensiva prima dell'inverno. Ormai se ne deve riparlare nella primavera del 1918. Le cose invece, come noto, non vanno così. Riassumo brevemente, sapete benissimo che nei primi giorni di ottobre arrivano dei rinforzi sul fronte italo-austriaco, sono rinforzi dell'esercito tedesco, e il capo di Stato Maggiore austriaco dell'esercito austro-ungarico viene convinto a sferrare un'offensiva prima dell'inverno. Cadorna sa ovviamente di questo progetto e invita in particolare il comandante della seconda armata, Capello, a porre l'esercito in un atteggiamento difensivo. Cadorna quindi, noi ovviamente in questi
processo anche a Cadorna sulla condotta della guerra, sul ruolo di Cadorna, sulle responsabilità rispetto a Caporetto. Ecco, Cadorna ha molte colpe, però non quella di non aver dato gli ordini. I suoi ordini, da alcuni generali d'armata e di corpo d'armata, non vengono eseguiti. Colpa ovviamente sempre di Cadorna, perché se uno non esegue gli ordini, la colpa risiede sempre nel capo. Capello non esegue gli ordini e nei giorni immediatamente precedenti a Caporetto ci sono anche altri generali che ritardano gli ordini. Uno, certo, Andrea Cavacciocchi, è un nome che probabilmente non dice nulla. Un altro, un certo Pietro Badoglio, che è un nome che invece dice molto. Mi ricordo che credo una ventina d'anni fa, io ero studente all'università, ci fu un caso di una studentessa che non sapeva chi fosse Pietro Badoglio. Fu un caso, diciamo, molto discusso in una trasmissione televisiva, e lì si discusse per settimane anche all'interno dell'università questo caso, no? Eravamo verso la metà degli anni 90. Ecco, Badoglio, anche qui spezza una lancia a favore di Badoglio, è stato uno dei migliori generali della Grande Guerra. Certo, c'è una macchia, la macchia ovviamente dovuta agli errori commessi nei giorni immediatamente precedenti a Caporetto. Poi Badoglio, come sapete, verrà graziato dalla commissione d'inchiesta e farà la carriera che tutti conosciamo. Che cosa succede il 24 ottobre del 1917? Succede che il fronte viene praticamente rotto in due punti, la Conca di Prezzo, diciamo, vedete che c'è una freccia rossa più grande che indica Caporetto, la freccia subito sopra indica la Conca di Prezzo e la freccia subito sotto indica la testa di ponte di Tolmino. Sono i due punti in cui da una parte l'esercito austro-ungarico a nord e dall'altra l'esercito tedesco a sud incidono il fronte italiano. È un fronte che è lungo circa 25 km, tanto vista la Conca di Prezzo dalla testa di ponte di Tolmino. C'è un fuoco di artiglieria nella notte del 24 ottobre e il fuoco di artiglieria viene eseguito dallo sfondamento della fanteria. Sì, come noto, viene eseguito attraverso una tecnica nuova, la tecnica dell'infiltrazione. Che cosa avviene? Avviene che nel giro di 48 ore l'esercito italiano perde tutto ciò che aveva conquistato in due anni e mezzo di guerra. Questa è la rotta, la rottura meglio del fronte, è la battaglia di Caporetto. Pensate che alle 3 del pomeriggio del 25 ottobre i tedeschi sono già a Caporetto e hanno praticamente aperta la valle che poi porterà verso la pianura friulana e quindi poi verso la pianura veneta. Il 28 ottobre, 4 giorni dopo, le truppe austro-ungariche e quelle tedesche sono già arrivate a Udine. In 4 giorni viene perso praticamente tutto il Friuli orientale. Viene travolta in pieno un'armata, in particolare l'ala sinistra della seconda armata, quella guidata da Capello. Le altre armate si salvano, la quarta armata era disbordata di Cadore, tra Cortina, Pieve di Cadore, Auronzo, scende lungo la valle del Piave a posizionarsi sul Gappa. La terza armata, quella comandata dal Duca d'Aosta, è posizionata invece tra la Vaisenza e il mare e rincuda verso la bassa Friulana e va a posizionarsi tra il Mugello e il mare. Inizia la ritirata, Udine viene abbandonata, Udine che era in quel momento la capitale della guerra viene abbandonata e che cosa succede? Accanto alla ritirata militare, stiamo parlando di una ritirata che impegna complessivamente 1,5 milioni di soldati, 1,5 milioni. A questi vanno sommati ovviamente tutti gli apparati logistici, pensate a tutta la sanità militare, pensate al genio, pensate a tutto ciò che ruotava attorno a una capitale.
poi ci sono i civili, migliaia e migliaia di civili friulani e veneti che di fronte all'esercito che è in rotta, pensate che cosa significa per un cittadino di Udine, di Pordenone, di Sacile, vedere un esercito, un proprio esercito che si sta ritirando. Si sta ritirando e sta abbandonando le armi, perché non è vero che i soldati si sono arresi a Caporetto. Qui ci sono ovviamente delle letture che negli ultimi anni sono state anche smontate, delle letture diciamo storiografiche che hanno, diciamo, hanno resistito per decenni. Non c'è stato uno sciopero militare a Caporetto, non c'è stata una resa generale. C'era una stanchezza da parte dei soldati, però nel momento in cui i soldati vengono catturati, ovviamente c'è la resa. Nel momento in cui i soldati si vedono perduti, cominciano a ritirarsi in maniera più o meno ordinata. Quelli della seconda armata, quella che è stata colpita in pieno, si ritirano ovviamente in maniera disordinata. Abbandonano le armi, abbandonano anche la divisa militare, entrano nelle case e saccheggiano. Perché? Perché hanno fame. Semplicemente perché hanno fame. Quindi l'immagine degli ultimi giorni di ottobre, dei primi giorni di novembre, è quella di un esercito in rotta. Questa è la premessa. Allora, perché ancora oggi si parla di Caporetto e se ne parlano i termini che vediamo ovviamente, qui leggiamo in questi giorni? Caporetto che è entrato come concetto, no? Dal punto di vista non solo militare, ma dal punto di vista di una sconfitta senza rimedio. Allora, Caporetto intanto è un fatto militare, è una sconfitta militare, e questo è il primo punto fermo che dobbiamo mettere. Caporetto però è anche qualcos'altro. È il momento in cui la classe dirigente italiana, la stessa classe dirigente che aveva voluto l'entrata in guerra nel maggio del 1915, che aveva preparato l'entrata in guerra, il partito della guerra che tra il 14 e il 15 in qualche modo si struttura attraverso un nucleo, che non è solamente il governo, ci sono ovviamente anche le piazze interventiste, ci sono nel partito della guerra componenti anche diverse, ci sono ci sono i sindacalisti rivoluzionari, ci sono gli irredentisti, ci sono gli interventisti democratici, quelli che pensano che la guerra sia una guerra giusta, che l'Italia debba entrare in guerra per liberare Trento e Trieste, certamente, ma debba entrare in guerra assieme alla Francia e alla Gran Bretagna, perché ad esempio alcuni dipartimenti francesi e il Belgio sono stati violati, sono stati invasi. L'idea della guerra giusta, Gaetano Salvemini è uno dei principali esponenti di questo interventismo democratico, no? L'idea che questo conflitto sia la quarta guerra d'indipendenza. Anche questo è un concetto molto superato nella storiografia. Però l'interventismo democratico è, diciamo, attira la borghesia italiana, molti di quelli che poi diventeranno negli anni 20, negli anni 30 esponenti importanti anche dell'antifascismo, andranno volontari, soprattutto nel 1915, frequenteranno, diciamo, i corsi ufficiali, saranno i tenenti, i sottotenenti che costituiscono una parte importante dell'esercito italiano. Ebbene, Caporetto, per la classe dirigente che ha voluto la guerra, costituisce uno shock. La classe dirigente pensa non solo di aver perso una battaglia, ma di aver perso la guerra. Non solo, ma la classe dirigente pensa di essere travolta da questa sconfitta. Ci sono anche momenti in cui la monarchia comincia a tremare. Sappiamo che dopo, alla fine della guerra, tutte le monarchie dei paesi vinti vengono spazzate via, no? La Russia ovviamente ancora prima, nel 17, ma l'Austria e Ungheria, la Germania, per non parlare poi dell'impero ottomano. Ebbene, la monarchia pensa veramente di aver perso dal punto di vista.
perdere una guerra, perdere una grande guerra, significa essere fuori dalla storia, significa essere dalla parte dei vinti. E la rottura del fronte e la rotta soprattutto avevano messo di fronte alla classe dirigente quella che era la tremenda realtà. Cioè, un esercito che secondo la classe dirigente non si era battuto, in realtà si era battuto, ma un esercito che forse non era pronto per una grande guerra. Leonida Bissolati, che era stato ministro del governo Boselli, scrive nei giorni immediatamente successivi a Caporetto: è finita per noi, noi dobbiamo scomparire. Noi siamo stati coloro che hanno fatto il sogno della più grande Italia. Abbiamo voluto cercare e creare un'Italia militare. Abbiamo sbagliato. Costruivamo sul vuoto. Gli italiani non erano preparati. Noi ci facevamo illusioni. Noi abbiamo con questo trascinato l'Italia a questo punto. Perciò dobbiamo ora pagare e scomparire. Leonida Bissolati, interventista, ex socialista, era stato addirittura direttore dell'Avanti, uscito poi dal partito nel 1912, era un interventista democratico, addirittura ministro, in contatto ovviamente era la cinghia di trasmissione fra il governo e Cadorna, lascia questo giudizio. Questo è un giudizio che viene condiviso da quasi tutta la classe dirigente italiana in quei giorni. È uno shock in Caporetto. È il momento in cui la classe dirigente si rende conto che gli italiani non sono capaci di fare la guerra. Anche qui potremmo aprire una parentesi che sarebbe difficile da chiudere, però la apro lo stesso. Se noi cominciamo a ragionare dalla metà dell'Ottocento in avanti, l'esercito italiano, gli italiani, di guerra ne avevano per tutte, sa, 1848-49, prima guerra di indipendenza, Custozza, la seconda guerra di indipendenza era stata fatta come, insomma, il Piemonte era una ruota di scorta della Francia di Napoleone III. E all'improvviso la guerra si era interrotta. Veniamo al 1866, la prima guerra dell'Italia Unita, una nazione neonata, una nazione che combatte una guerra per liberare le terre, non solo Veneto, non solo Venezia, ma anche Trento e Trieste. Beh, una guerra che alla fine sortirà un risultato dal punto di vista diplomatico. Il Veneto viene annesso all'Italia. Ma è una guerra che è caratterizzata da due tremendi sconfitti: Custozza, ancora questo nome, e Lissa, una battaglia campale, una battaglia navale. Queste due sconfitte gettano ovviamente un'ombra a sinistra su quello che è l'esercito italiano. E questa ombra arriva attraversando ovviamente anche le guerre coloniali in Tonga, Adio, dove abbiamo quasi 5.000 morti. La più grande sconfitta di un esercito europeo in Africa durante l'Ottocento. Arriva fino a Caporetto e va anche oltre, se pensiamo alle sconfitte della Seconda Guerra Mondiale, questo è un altro discorso. Quindi la classe dirigente, ma quando parlo di classe dirigente non intendo solamente i politici, quindi chi governa, chi sta all'opposizione, ma intendo ad esempio anche un certo Benedetto Croce, un Giustino Fortunato, dice, caspita. Abbiamo mandato nelle trincee i contaminati dell'Italia meridionale, che non aveva certo l'idea di cosa fosse l'Italia, figuriamoci di cosa fossero Trento e Trieste. Il giudizio di un certo Luigi Einaudi. Einaudi scrive nei giorni immediatamente successivi a Caporetto un editoriale sul Corriere della Sera in cui accusa la scuola italiana. Scuola italiana
responsabile di non aver fatto è un atto di accusa molto pesante, di Einaudi che ovviamente è la figura che conosce. L'elenco potrebbe continuare a lungo. Nel libro ovviamente ne parlo, faccio molte citazioni e insomma c'è una grande varietà di prese di posizioni, ma sono molto simili tra loro. Nei giorni di Caporetto, come sapete, c'è una svolta dal punto di vista politico, Vittorio Emanuele Orlando diventa Presidente del Consiglio, c'è una svolta dal punto di vista militare, perché Diaz prende il posto di Cadorna, è un avvicendamento ovviamente già scontato, però c'è anche un elemento, gli alleati, arrivano degli aiuti dalla Francia e dall'Inghilterra. Questi aiuti arrivano però subordinati al capo dei vertici militari italiani. Ce lo chiede la Francia, ce lo chiede il Regno Unito e quindi Cadorna deve pagare. Ma nei giorni di Caporetto c'è anche chi pensa, questo è una cosa che dico inedito, in realtà non è inedito perché basta vedere, insomma, leggere i diari e le lettere un certo Sonnino, per capire che nei giorni di Caporetto c'è chi pensa che l'Italia possa uscire dalla guerra attraverso un armistizio. Non Sonnino, ma il suo stretto collaboratore, il direttore del Ministero degli Esteri, che comincia a trattare con la Santa Sede la possibilità di avere il Papa come mediatore. Per uscire, per far uscire l'Italia dalla guerra. Quindi un armistizio, che sarebbe ovviamente una bestemmia con il nemico sul piano, con il Friuli perduto, con una provincia come quella di Treviso parzialmente occupata, quella di Belluno occupata completamente e soprattutto con un nemico che è a 30 km da Venezia. C'è chi pensa addirittura di creare e lasciare arrivare gli austriaci a Venezia, creare, diciamo, una città aperta, come qualcosa di simile avviene durante la seconda guerra mondiale, poi è un'ipotesi che viene abbandonata. Ecco, c'è chi pensa che l'Italia possa in qualche modo uscire dalla guerra, possa creare un partito della pace, includendo cattolici e socialisti. Progetto ovviamente non decolla, perché non è il partito della pace che riesce a formarsi, ma è un nuovo partito, quello che io chiamo, con tutte le virgolette del caso, il partito della nazione. Quel vecchio partito della guerra che aveva avuto l'entrata nel conflitto nel maggio del 1915, che muta dal punto di vista genetico, e che tra il novembre e il dicembre del 17 processa non solo gli italiani, ma processa anche la condotta della guerra da parte di Cadorna e processa i nemici interni. Chi sono i nemici interni? Sono quelli che ho citato prima, anarchici, socialisti, cattolici, giolittiani. È un processo ovviamente che non si ferma solamente alle parole. Il segretario del Partito Socialista, un certo Costantino Lazzari, oggi è un nome che dice poco perché se ti coltivati tutti sanno chi è. Costantino Lazzari era, diciamo, un massimalista, uno che aveva tenuto, diciamo, il punto sul pacifismo, sull'antimilitarismo del Partito Socialista Italiano, a differenza di tutti gli altri partiti europei. E Costantino Lazzari alla fine viene arrestato. Viene arrestato un certo Nicola Bombacci, che è lo stesso che noi troviamo a Piazzale Loreto nell'aprile del 1945. Bombacci era esponente di rilievo del Partito Socialista, diventerà poi addirittura fondatore del Partito Comunista nel 1921, vedete le storie, le biografie, come in qualche modo si evolvono. Viene arrestato il direttore dell'Avanti, insomma vengono decapitati i vertici dei partiti di opposizione, ma in particolare del Partito Socialista.
i giolittiani vengono esclusi da questo partito della nazione, c'è chi ormai, qualcuno si era ovviamente convertito al partito della guerra. Giolitti, che in qualche modo viene chiamato in causa come uno dei responsabili morali della sconfitta, Giolitti e i suoi non riescono a costituire un gruppo parlamentare più numeroso di 50-60 componenti. Quel partito della nazione, dal punto di vista parlamentare, conta 250 membri tra deputati e senatori. E sapete come si fa? Si chiama fascio parlamentare. Nomi anche qui. Ovviamente fascio è un richiamo ai fasci interventisti. Sapete benissimo che cosa vuol dire poi fascio a partire dal 1919. Anche qui le parole sono ovviamente importanti, anche come mutano queste parole nel corso del tempo, prima della guerra, durante la guerra e subito dopo. Quindi Caporetto come il momento in cui la classe dirigente processa la condotta della guerra, sparare su Cadorna era ovviamente facilissimo. Altri vengono salvati, ho già citato il caso di Badoglio, altri vengono in qualche modo processati, parliamo della parte politica. Ma una delle domande che tutti si fanno, perché fino a Caporetto, io vi ho aperto diciamo, alcune pagine nuove, bene, fino a Caporetto siamo tutti d'accordo. Non c'è stato uno sciopero militare, non c'è stata diciamo migliaccheria da parte dei soldati, c'era una stanchezza della guerra, non c'era stata nemmeno la volontà di fare la rivoluzione, perché qualche storico dice, ma questi insomma, magari erano soldati che volevano fare la rivoluzione e imitare la Russia. I soldati italiani non avevano né la forza né la voglia di fare la rivoluzione, nemmeno i loro partiti di riferimento, se mai ci fossero stati. Addirittura il Partito Socialista viene all'altezza dell'agosto del 1917, quando ci sono i fatti di Torino, viene addirittura scavalcato a sinistra dalla folla di Torino. Bene, quindi nessuno sciopero, nessuna rivoluzione, una stanchezza della guerra. Ci sono ovviamente degli elementi da ricordare nei giorni immediatamente successivi. La rotta militare dal punto di vista strettamente così legato ai soldati, legato agli ufficiali, comporta 11.000 morti e 29.000 feriti. Poca roba rispetto ai numeri che ho citato prima, la battaglia d'Avezzano. Il numero spaventoso invece è quello dei prigionieri. 293.000 prigionieri. 293.000 prigionieri che vengono catturati nel giro di pochi giorni, alcuni vengono utilizzati come manodopera militare nei territori invasi, altri invece vengono inoltrati verso i campi di prigionia in Germania, in Boemia, in Austria, in Ungheria. Sono quelli che D'Annunzio, come noto, definisce gli imboscati del Trump, sono quelli che si sono arresi di fronte al nemico, secondo il bollettino famoso di Cadorna. Essere prigionieri significa essere dei vinti. Noi parliamo dei vinti italiani, pensate che cosa significa alla fine della guerra per l'esercito austro-ungarico avere dei prigionieri. I prigionieri dell'esercito austro-ungarico sono due volte vinti. Vinti perché prigionieri, ma vinti perché hanno perso la guerra. Ebbene, nei giorni di Caporetto l'Italia perde quindi quasi 300.000 uomini che vengono catturati, metà dei prigionieri italiani durante la Grande Guerra vengono catturati durante i giorni di Caporetto. E il loro sarà un destino atroce, perché qui c'è una scelta precisa della classe dirigente, non c'è solamente un processo ai mandanti morali di Caporetto, ai responsabili, ma c'è anche il tentativo di dare sostanza a quel partito della nazione. Sommino fa una scelta molto precisa. Io cito Sommino perché
io credo, più uno studio, sto scrivendo una piccola biografia di Sondino, più uno studio e più mi rendo conto che Sondino è veramente l'uomo più importante della guerra italiana. È il vero presidente del Consiglio della guerra italiana. Lui non lo è, non fa il presidente del Consiglio dal 15 al 18, lo aveva fatto qualche anno prima, un decennio prima, per pochi mesi. E Sondino rimane ininterrottamente ministro degli esteri dall'autunno del 1914 fino a giugno del 1919. Saltano i presidenti del Consiglio. C'è l'avvicinamento dal punto di vista militare, ma Sondino rimane al suo posto. Sondino, che noi conosciamo unicamente per il patto di Londra, viene lasciato al suo posto perché è il garante del patto di Londra. Ma Sondino fa delle scelte molto ciniche, basate sulla ragione di Stato, basate sul fatto che l'Italia deve vincere la guerra, la deve vincere ormai dalla parte dell'intesa. E la deve vincere facendo delle scelte molto precise, che possono essere anche impopolari, però dopo Caporetto bisogna vincere la guerra, non si può uscire dalla guerra come qualcuno dei suoi consiglieri pensava. E quindi bisogna, nel dicembre del 1917, evitare che 50.000 civili dal Friuli e dal Veneto invasi vengano. Possono passare di qua. C'è il tentativo da parte dell'Austria-Ungheria di far uscire 50.000 donne e bambini dai territori occupati, farli venire in Italia attraverso la Svizzera. Sondino dice di no perché testualmente scrive: non possiamo dare un vantaggio alimentare all'Austria-Ungheria. Sondino compie anche la scelta di affamare i prigionieri. Cioè, sapevano tutti che nei campi tedeschi, nei campi dell'Austria-Ungheria si moriva di fame. Noi abbiamo, nel gennaio del 1918, nonostante la boccata d'ossigeno, sostanzialmente dovuta all'offensiva, perché dobbiamo porci anche dal punto di vista di chi Caporetto l'ha vinta, chi ha vinto a Caporetto. Caporetto mica pensava che i tedeschi, l'esercito austro-ungarico, di arrivare a Milano. Qualcuno dice dovevano arrivare a Venezia, mica vero, si sarebbero accontentati di arrivare a Udine, al Tagliamento. Arrivare a Piave significa avere altri campi, altri raccolti, altre vettovaglie abbandonate dall'esercito italiano. Però quel capitale dura poco. Nel gennaio del 1918 noi abbiamo i scioperi a Vienna, i scioperi a Berlino. Abbiamo la fame. L'esercito austro-ungarico nell'ultimo anno di guerra è alla fame. I civili sono alla fame, figuriamoci i prigionieri. Il peso medio di un soldato dell'esercito austro-ungarico è di 55 kg nell'ultimo anno di guerra. Il blocco alimentare, il blocco economico ovviamente, costituisce un'arma ancora più micidiale, superiore a qualsiasi mitragliatrice, superiore a qualsiasi cannone. Ebbene, Sondino decide di andare fino in fondo, di far morire di fame, di affamare i soldati catturati, di non inviare degli aiuti alimentari, con la scusa ovviamente che questi aiuti alimentari sarebbero in qualche modo stati usati dai soldati o dai civili. Qual è il risultato? Il risultato è che su 6.000 prigionieri, esiste un libro straordinario di Giovanna Procacci una ventina d'anni fa, nel 1993, pubblicato questo libro, utilizzando ovviamente fonti soprattutto dell'Archivio Vaticano. Bene, di questi 600.000 soldati catturati durante la Grande Guerra, oltre 100.000 muoiono o nei campi di prigionia o nei mesi immediatamente successivi alla liberazione. Nessun esercito vede delle perdite così alte, una mortalità così alta tra i suoi prigionieri, solamente forse l'esercito russo.
L'esercito francese, che aveva avuto lo stesso numero di prigionieri, ha avuto però 18.000 morti. L'Italia ne ha avuto 105. Mussolino è, lo ripeto, l'uomo forte della guerra italiana. Quello che fa delle scelte civiche, quello che alla fine della guerra non riesce a capire che cosa è successo. Non riesce a darsi pace del fatto che l'Austria-Ungheria non esiste più. Sommino era un uomo dell'Ottocento, era uno che aveva dimestichezza con la diplomazia segreta. Non riesce a capire, anzi, combatte ovviamente quelli che sono i principi di Windsor. Non riesce a capire il principio delle nazionalità. Non riesce a capire che l'Austria-Ungheria ormai era fuori dalla storia, che era giunto il momento delle nazionalità. Lui è spaventato da cosa? È spaventato della presenza degli slavi al confine con l'Italia. Quindi meglio avere l'Austria-Ungheria piuttosto che gli slavi, portatori ovviamente di altri problemi. E ovviamente Sonnino non ha eredi. Sonnino è uno degli uomini che poi esce. Si parla di vittoria mutilata, ebbene lui, Orlando e lui abbandonano Parigi a un certo punto durante le trattative di pace, che si inalberano ovviamente rispetto alle richieste di Wilson, e Wilson e gli altri firmano comunque. Alla fine non è ovviamente Orlando a pagare, è Sonnino a pagare, ma questa è un'altra storia. Ho citato Sonnino proprio perché è scarsamente sua figura forse è stata trascurata anche nei manuali scolastici, però una figura sicuramente da rivalutare, da studiare, comunque, perché è un personaggio cinico nella sua ricerca appunto della ragione di Stato. Poi ci sono, accanto agli aspetti militari, accanto agli aspetti politici, ci sono i fronti interni. Dico fronti interni al plurale, perché si usa questo termine di solito al singolare. L'Italia non è una, l'Italia è plurale. Quando io ho studiato i profughi, e prima se ne parlava, no? Le Italie, l'Italia del Friuli, l'Italia del Veneto, queste Italie vengono studiate in altre Italie. Italie diverse che non si conoscono, che imparano a riconoscersi, che si accusano per la prima volta. Caporetto è anche la Caporetto dei civili, quindi migliaia e migliaia di persone che sfondano. Sono fronti interni che si vanno scomponendo e ricomponendo. I civili, quando parliamo di civili, diamo qualche numero. Quanti sono questi profughi? Da dove vengono? Vengono dal Friuli, dal Veneto, l'abbiamo capito. Alcuni vengono dai territori in base, dai territori occupati. Sono riusciti a fuggire prima che i ponti venissero fatti saldare. Quindi nei primi giorni di novembre 250.000 civili riescono ad arrivare da questa parte del Piano. Però si comincia a fuggire anche da Venezia, da Treviso, da Padova, da tutte le città vecchie. E dove vanno questi profughi? Vanno in Lombardia, ce ne sono 70.000, vanno in Emilia Romagna, quasi 70.000, di cui 6.500 proprio nella provincia di Piacenza, che già ospitava circa 700 profughi redenti, che erano arrivati qui almeno un anno prima, in particolare trentini. Ce ne sono altri 70.000 in Toscana, in particolare Emilia e Toscana. Perché Emilia e Toscana? Perché in queste due regioni, in queste province, quelle emiliane e quelle toscane, vengono fissate le nuove sedi dei comuni che sono sfollati. Prefetture, comuni, istituzioni. Quando parlo di istituzioni parlo anche di distretti militari, parlo anche di ospedali, di manicomi, di biblioteche, di archivi.
funzionari che sono sfollati e che si portano dietro le famiglie. Complessivamente noi abbiamo, dopo Caporetto, 500.000 di profughi, tombi tutti. Non nel giro di mesi, nel giro di poche settimane, a volte di pochi giorni. E come fa? Io quando ho studiato questo tema, una delle domande era, come fa un paese che ha subito una rotta militare come quella che ho descritto? Ci sono i prigionieri, ci sono anche 350.000 sfollati, sono quelli che vengono catturati nei giorni successivi alla ritirata mondiale. Come fa un paese a gestire 500.000 di profughi? Un paese che ha appena perso una battaglia e che sta resistendo sul piano sul grado. Perché i giorni di novembre, le settimane di novembre e di dicembre, due mesi di lì, l'esercito ha impegnato in una battaglia difensiva, sul piano e sul grado. Nelle stesse settimane il fronte interno è impegnato a gestire l'emergenza dei profughi. Non qualche centinaio, stiamo parlando di 500.000. Io mi sono reso conto che il Ministero dell'Interno, le prefetture, i sindaci vengono messi di fronte a una prova terribile. Una prova però che viene superata. Il Ministero dell'Interno chiede già tra il 27 e il 28 di ottobre, quindi a 4 giorni dalla rotta, chiede a tutti i prefetti quanti profughi possono ospitare. Guardo ovviamente il prefetto di Cagliari, che ovviamente sulle cose che sto dicendo e che dirò fra poco mi può capire meglio di chiunque altro. Quindi il Ministero dell'Interno chiede quanti alloggi, quanti profughi può ospitare, può soffrire un territorio. Ovviamente i prefetti si consultano con i sindaci, i centri più importanti. Le risposte che arrivano nei primi giorni di novembre sono ovviamente risposte molto titubanti. Però siamo in guerra e i prefetti sono prefetti di guerra. Sono memori di quello che è accaduto durante l'estate del 17. Sono ovviamente, sanno benissimo che cosa significa gestire l'ordine pubblico. Bisogna applicare, soprattutto in area padana, soprattutto nel nord, soprattutto nella zona di guerra, bisogna applicare le norme in maniera ancora più rigida. Ebbene, i prefetti rispondono. Ovviamente danno dei numeri che non sono numeri certi. No, il prefetto di Avellino dice posso ospitare 1.500 profughi. Avellino, la provincia. Ne arrivano 7.500. I prefetti in quei giorni possono requisire i locali sfitti, non solo quelli dei sudditi nemici, possono requisire tutti i locali a disposizione. Perché? Perché c'è la guerra, perché c'è un'emergenza imprevista e anche imprevedibile. I prefetti in quei giorni, in quelle settimane, possono requisire tutti gli ostelli, tutti gli alberghi. Ovviamente vi lascio immaginare con quanta soddisfazione da parte dei proprietari, in particolare quelli della Versilia e soprattutto della Riviera Romagnola. I proprietari della Riviera Romagnola cominciano a smontare gli edifici, a rendere inutilizzabili gli alberghi, e quindi i profughi che arrivano a Rimini, a Riccione, a Cesenatico, devono ovviamente andare un po' più giù, andare verso le Marche, alcuni arrivano in Abruzzo. Ho trovato ovviamente, qui mi piace ricordarlo perché stiamo parlando di cose avvenute 100 anni fa, alcuni profughi ospitati nei comuni dove c'è stato un terremoto proprio un anno fa, in una zona anche di Amatrice. Alcuni arrivano addirittura nell'Italia meridionale, abbiamo 25.000 profughi che vanno in Campania, ne abbiamo 5.000 che vanno in Puglia, alcuni nella provincia di Foggia dove non c'era un comune che non fosse malsano, dove non ci fosse la malaria. Molti profughi muoiono di malaria. Ci sono 20.000 profughi che arrivano in Sicilia,
tutto questo esodo viene gestito dai prefetti e dai sindaci. E ve lo dice uno che, insomma, nel caso della vita, io quando ho scritto, ho fatto queste ricerche, non avrei mai pensato di trovarmi oggi a essere vice sindaco di un comune di circa 30.000 abitanti e di dover in qualche modo avere a che fare con non la gestione diretta, ma comunque avere nel proprio territorio oggi 250 richiedenti asilo. 250. Oggi io vengo da Veneto, vengo dalla provincia di Treviso e noi abbiamo nei mesi scorsi la prefettura ci ha mandato, ovviamente ha creato un CAS, un centro di accoglienza straordinario, e dove sono arrivati 250 richiedenti asilo che adesso ovviamente stanno facendo tutte le pratiche. Ci sono tutti i passaggi delle varie commissioni per verificare se uno ha diritto o meno alla protezione internazionale. Abbiamo attivato anche un sistema strano. Abbiamo ospitato nei giorni scorsi 5 profughe, tutte con già lo status di protezione internazionale. E non vi nascondo quanto faticoso sia non gestire, perché noi non abbiamo una gestione diretta. Ovviamente che gestiscono, noi cerchiamo di favorire l'integrazione. Non mi nascondo quanto faticoso sia attivare dei corsi di lingua italiana, non mi nascondo quanto faticoso sia far passare il concetto che queste persone fuggono quasi sempre, non sempre, spesso, da zone di guerra, soprattutto in un territorio che la guerra l'ha conosciuta tanto tempo fa, è un territorio che ha prodotto i numeri che ricordavo prima. Ecco, gestire un comune di quasi 30.000 abitanti, gestire 250 profughi oggi dovrebbe essere molto semplice. Pensate che cosa significa per dei piccoli comuni dell'Appennino, Tosco Emiliano, piuttosto che della Provincia, piuttosto che della Campania, gestire in piccoli comuni 300-400 profughi. Comunità, ovviamente, sradicate al Friuli dal Veneto, Italie diverse, Italie come dicevo prima che io così conosco. E all'interno di questa Italia, del fronte interno, però ci sono anche altri fronti interni, non ci sono solamente delle Italie in esilio, delle Italie che hanno bisogno di un tetto, hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di un lavoro, eccetera. C'è anche un'Italia che rimane sotto l'occupazione. Forse sono i civili che se la passano peggio. Sono i civili, 900.000 civili friulani e veneti, donne soprattutto, bambini, che trascorrono tutto l'ultimo anno di guerra a livello di occhi. Ci sono ovviamente episodi di violenza, episodi di stupro. Abbiamo anche in Italia i cosiddetti figli del nemico, fine della guerra, che diventa un problema dal punto di vista sociale. Abbiamo il lavoro qua, abbiamo la fame, ci sono quasi 10.000 morti per fame in Friuli di Veneto. Perché? Perché il blocco economico ovviamente in qualche modo si allarga anche ai territori occupati, i raccolti ovviamente non sono sufficienti, i campi da lavorare non sono sufficienti per sfamare esercito di 1,5 milioni di soldati e quei 900.000 civili che sono rimasti. Sono i nomi, ovviamente aveva fatto i conti giusti un anno prima. E poi c'è l'Italia patriottica, perché l'Italia del Piave, quella che io definisco l'Italia del Piave, è un'Italia che alla fine, certo, attraverso le scelte della classe dirigente, scelte civiche, attraverso la militarizzazione della società, perché l'Italia è una società militarizzata, qui rimando ancora agli studi di Giovanna Procacci, è una società, lei utilizza anche un termine molto forte, la società come una caserma. I civili, alcuni civili, in particolare quelli delle fabbriche militarizzate, sono tenuti ad avere la stessa disciplina dei soldati che sono a fronte. È come se fossero un trincea, meglio essere
più una fabbrica militarizzata che essere in prima linea. È meglio, insomma, stare buoni in fabbrica piuttosto che essere mandati al fronte. Però anche loro hanno degli obblighi più precisi. C'è un grosso ruolo delle donne. Le donne, anche qui, non sostituiscono ovviamente gli uomini, ma fanno parte di quella che è l'economia della guerra. Entrano anche loro nelle fabbriche militarizzate, vengono impiegate nell'economia di guerra, non solamente nei laboratori per creare indumenti militari, ma anche in quella che è proprio, quelle che sono le industrie meccaniche, le industrie metallurgiche, le industrie siderurgiche. Poi c'è la propaganda, i giornali di trincea, che parlano ovviamente per i soldati, ma poi tutte le associazioni patriottiche che diventano, sono un ausilio della classe dirigente. Insomma, il partito della nazione non si esaurisce solamente nella classe dirigente. Il partito della nazione è qualcosa di molto pervasivo, è qualcosa che innerva tutto il paese, tutto il fronte interno, dal Po in giù, o meglio dal Piave in giù. Dentro ovviamente ci sono delle zone franche, ci sono dei disertori, noi abbiamo dei comuni dove ci sono dei disertori, comuni ad esempio, anche vicino a Roma, i comuni dei Colli Albani ad esempio, alcuni comuni retti da socialisti, beh, sono comuni dove i carabinieri non entrano e possono stare tranquillamente decine e decine di disertori che provengono un po' da tutta Italia. In Sicilia nell'ultimo anno di guerra ci sono 25.000 disertori, non tutti siciliani, che provengono anche dal resto d'Italia. Però il fronte interno è quello che alla fine, con tanti dubbi, anche con appunto delle scelte civiche, riesce a vincere. Perché la guerra viene vinta non solamente dal punto di vista militare, ma viene vinta perché il fronte interno tiene. Gli scioperi diminuiscono, c'è anche una gestione diversa da parte degli approvvigionamenti alimentari. Silvio Crespi, che diventa quello che viene definito il dittatore dei liberi, punisce molto severamente quelli che sono gli accaparratori, i pescicani dal punto di vista alimentare. C'è una gestione diversa rispetto ai 2 anni e mezzo precedenti, anche dal fronte interno. Certo, in questo siamo aiutati anche dalle buone notizie che arrivano dal fronte, che arrivano da Piave. Combattere una guerra difensiva su Piave, la prima battaglia ovviamente quella del novembre-dicembre, ma anche quella del solstizio, significa avere un vantaggio dal punto di vista militare, significa avere meno perdite. Perdite sono soprattutto negli eserciti che attaccano e noi, l'esercito italiano, sapeva bene che cosa significava avere le perdite. L'esercito di Cadorna era andato sempre allo scontro frontale. Bene, per noi il Piave rappresenta praticamente quasi una riduzione di quello che era il sacrificio dei nostri soldati. Dopo la battaglia del solstizio, dopo le Italie che resistono sul Piave, e qui ce ne sono tante, ma vorrei citarne una in particolare, perché il luogo comune che, insomma, la trincea sia stata in qualche modo un luogo di incontro fra Italie diverse, proprio ne ho parlato poc'anzi rispetto ai profughi, no? Si è fatta l'Italia all'interno delle trincee, questo è, diciamo, un vecchio motivo, un luogo comune. Allora, questo luogo comune che una volta veniva utilizzato e che ha, diciamo, molti storici l'hanno utilizzato. L'hanno utilizzato spesso senza guardare le carte, solamente annusando le carte. Poi se noi andiamo a leggere i diari, se andiamo a leggere anche le fonti popolari, c'è qualcosa di vero in questo. C'è qualcosa di vero in queste Italie diverse che si incontrano. Non riusciranno ovviamente a fare un'Italia nuova. Però il fatto che sul Piave, sul Grappa, come prima sul Bisonzo, abbiano combattuto italiani che provenivano da tutto il paese. Io quando vado con le scuole, spesso
faccio delle visite guidate in un sacrario, che è quello di Nervesa della Battaglia. Appena entro nel sacrario, invito, sono ovviamente spesso bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, invito questi bambini a leggere i nomi, i cognomi. E lì ci sono ovviamente nomi e cognomi che vengono da tutta Italia, nei sacrari militari. Ho citato Nervesa della Battaglia, potrei citare Montegrappa, potrei citare la Puglia, Oslava, Caporetto. Ebbene, c'è un soldato, e qui vorrei citarlo perché in conclusione, poi lascio ovviamente la parola a voi perché io potrei parlare ancora 5-6 ore, ma poi a un certo punto devo anche parlare della sua casa, però volevo lasciare spazio anche alle vostre domande. C'è un soldato che vorrei citare, perché è un soldato noto, ed è un soldato che è stato protagonista negli anni scorsi anche di un calcio letterario. Questo soldato si chiamava Vincenzo Ravito, che è un nome ovviamente a molti non dice nulla, ma voglio anche dare qualche consiglio di lettura. Vincenzo Ravito è un ragazzo del 99. Fanciullo del 99, e io inizio il mio libro con le parole di Luigi Gasparotto. Luigi Gasparotto sarebbe stato anche ministro poi nel dopoguerra, una figura che era al fronte, no? Tra il 17 e il 18, lui percorre tutta la ritirata, e nell'ultimo anno di guerra lo troviamo dove? Lo troviamo su Miano. Lui dice, Gasparotto scrive ancora nel novembre del 17, l'Italia di Caporetto è oramai morta. Con la giornata di Fagalè sembra nascere una nuova Italia, l'Italia del Piave. Sul Piave il nemico credeva di trovare ancora una volta aperte le strade d'Italia, ma vi ha trovato un esercito nuovo, inatteso. I fanciulli del 99, quelli che poi verranno battezzati come i ragazzi del 99, c'è una mia ragazza del 99 in quasi tutti i paesi. Quindi diciottenni che erano appena arrivati a fronte. Giunti qui inavvertiti, in silenzio, senza applausi di folle, senza discorsi di vuoti. Quindi il tentativo di, cioè, retorica e antiretorica in poche linee, no? E Gasparotto dice, c'è un'Italia nuova, l'Italia di Caporetto già archiviata, dobbiamo fare riferimento a questa nuova speranza, a questo sangue giovane, quello dei fanciulli del 99. Ebbene, un fanciullo, un ragazzo del 99, Vincenzo Ravito, arriva a studiare qualche mese dopo e lo troviamo a combattere durante la battaglia del Sostanza. La battaglia che poi, come detto, si risolve positivamente per l'esercito italiano. Ravito era un bracciante della provincia di Ragusa. Questo Vincenzo Ravito poi alla fine della guerra torna a casa, riprende a fare quello che faceva prima, non esce, non c'è una, diciamo, ascesa sociale, però impara a leggere e scrivere e verso la metà degli anni 60 prende una Olivetti e comincia a scrivere una monumentale autobiografia. Quindi comincia a scrivere la storia della sua vita. Ci mette diversi anni, più di 1000 cartelle fitte, ogni parola è divisa da un punto, quindi quasi Joyce, però queste cartelle vanno a finire, vengono ripescate dopo la sua morte, che muore mi pare nel 1981. Questo tattino scritto viene fornito all'archivio dei diari, partecipa al diari, all'archivio, al concorso, no, dell'archivio dei diari di Santo Stefano, viene premiato. E nella motivazione la giuria dice, noi abbiamo premiato questo, ma è un testo che non verrà mai pubblicato perché è intraducibile, è illeggibile. In realtà poi nel 2007 questo testo viene pubblicato in parte ed è stata considerata questa scrittura una delle migliori scritture popolari del Novecento. Viene pubblicata anche quella parte che riguarda la Grande Guerra, che
riguarda quella pagina che lui ha vissuto sul fronte del Piave come ragazzo, come fanciullo del 99. Il suo è un siciliano parlato, ma scritto. È un siciliano, per intenderci, non alla Camilleri, che tutti in qualche modo riusciamo a leggere e a capire. È un siciliano molto stretto. Lui sembra quasi arrampicarsi sulle parole e dalla lettura si capisce anche la fatica della scrittura. Quindi è un testo straordinario che consiglio, perché questa autobiografia appunto è diventata un libro nel 2007, un libro uscito dai Naudi, si intitola Terra Matta, ve lo consiglio vivamente, perché non solo è un esempio di scrittura popolare, ma è anche un capolavoro dal punto di vista letterario. E come il suo, ovviamente, ce ne sono tantissimi esempi di scritture popolari, certo, che non hanno raggiunto magari la notorietà della pubblicazione, non hanno avuto questa fortuna, però è uno dei tanti elementi, delle tante tessere di un'Italia che ha combattuto sul piano. Ora non arrivo a Vittorio Veneto, perché sennò altrimenti finiamo veramente a mezzanotte, però volevo darvi conto appunto di questi aspetti, che sono aspetti che riesco a condensare nel mio testo, spero di essere riuscito a trasmetterli, e adesso ovviamente per ringraziarvi, vi invito anche a porvi delle domande. Vogliono domande difficili.